Bentornati alla terza parte di Mattina Amica, siamo in compagnia di Sara Sfregola e quest'oggi un nuovo ospite. Parliamo di moda, allarghiamo l'orizzonte e cominciamo a parlare di scarpe. Lo facciamo con Francesco Piscardi. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Grazie per aver accettato il mio invito. In qualità di che cosa è qui Francesco? Lui ha un ruolo estremamente importante nell'azienda per cui lavora. È un'azienda commerciale, quindi è una vendita al pubblico. Lui ha il ruolo di buyer. Che cos'è un buyer? Un buyer è una figura professionale assai importante perché è lui che determina poi la linea che l'azienda per cui lavora propone al pubblico. In pratica incontra i rappresentanti delle varie case, decide quali sono i capi che l'azienda dovrà acquistare per poi appunto proporre al pubblico, giusto? Sì, sì, esattamente. Ecco, vedi come sono brava Francesco. Non avevo dubbi. Allora, io ho voluto fortemente, ho spinto Sara affinché mi desse una mano in questa direzione, a avere un personaggio come te, perché sai, noi chiacchieriamo amabilmente, commentiamo amabilmente le sfilate, le tendenze di moda, eccetera. E in realtà parlare delle scarpe io lo trovo un argomento molto molto importante. Uno, perché è importante capire le tendenze della moda. Due, perché ci sono delle cose che io ti devo proprio dire e che te le dirò man mano che vedremo le immagini che mi hai portato. Va bene. Intanto cominciamo con comincio col chiederti in anteprima come sarà la tendenza di questo inverno in maniera specifica, tacchi alti, tacchi bassi, zeppe, che cosa accade nel mondo della moda per quanto riguarda le scarpe? Beh, nell'ambito delle scarpe, ecco, la moda è bella ricca, allegra, diciamo, quindi non c'è una tendenza in maniera specifica e questo permette appunto all'utenza di poter spaziare, ma proprio per esigenze personali, in varie tipologie, quindi la moda non è molto rigida in questo senso, anzi, quest'anno la moda veramente, a dirla tutta, è molto bizzarra, allegra. E adesso ho portato appunto del materiale che spero tu manderai allora, in onda. Franco, ti prego gentilmente di mandare in onda le fotografie. Ecco, cominciamo con questa scarpa qua. Che tipo di scarpa è questa? Ecco, questa è meri appunto una sneaker per dare alla donna che comunque non vuole rinunciare alla scarpa comoda e sportiva, però che abbia un supporto anche nel plateau o zeppa, quindi non più una scarpa bassa da teenager, ma proprio una scarpa destinata a quella cliente che è un po' avanti con gli anni e vuole sentirsi comunque al passo con i tempi. E qui la si vede tutta nei materiali, come ti dicevo prima, ecco, l'allegria e la frizzantezza della moda di quest'anno è proposta proprio nei materiali, quindi riuscire a mettere assieme più materiali per dare appunto a questo accessorio, che è inteso un accessorio povero in quanto tale, diciamo, ecco, un accessorio che può anche essere definito, molte volte le donne non lo accettano, elegante. Quindi, come vedi, ha questo lucido dorato che proprio, ecco, dà l'idea di una scarpa importante da sera, abbinata al maculato piuttosto, diciamo, che al camel, che poi è il colore determinante di questa stagione. Sara ride, che ti ridi Sara? Ti aspetti la bomba? No, perché praticamente non c'è nessunissima differenza fra l'abbigliamento e il settore calzaturiero. In che perché, senso? No, perché gli stessi, cioè non gli stessi materiali, però le stesse fantasie. Il maculato l'abbiamo visto tantissimo anche nelle sfilate. Vero. Come ad esempio anche il discorso argento, oro, quindi lo rivediamo esattamente proiettato anche nel calzaturiero. Perché sono tutti coordinati, come la scarpa è un accessorio e quindi va abbinato al vestito. Francesco, quando si parla di accessorio sembra che sia qualcosa di complemento a un abito. In realtà la scarpa, così come la borsa, così come un bel gioiello, possono diventare invece il fulcro dell'abbigliamento a cui poi si adatta invece un vestito. E questa tendenza è reale oppure è solo nella mia testa? No, Mary, possono, sono. Adesso non parlo di parte, diciamo. Considera che l'accessorio inteso proprio come calzatura
è lo strumento più seducente che una donna possa indossare, al di là di quello che può essere l'abito, al di là di quello che possa essere il gioiello, ma la scarpa, ma ripeto, non è un discorso di parte perché io mi occupo di calzature, ma cioè, veramente l'accessorio, anche diciamo leggendo qualsiasi libro, i più importanti diciamo filosofi hanno reputato appunto l'accessorio calzatura lo strumento di grossa seduzione femminile. Ecco, quindi l'attenzione, l'importanza che ha riuscire a proporre l'accessorio adeguato alla cliente. Quindi ecco perché è importante la professionalità e di chi le acquista, ma soprattutto di chi le vende, Sara. Qui ritengo sia veramente una cosa molto importante. Quando prima ti dicevo appunto scarpa per una signora avanti con l'età, e che bisogna anche saper considerare la persona o il soggetto che si ha di fronte. Beh, quello che hai detto ti ha portato, nel mio punto di vista, alle stelle. Grazie. Perché io, anche con Sara lo sa, noi ormai sono 3 anni che lavoriamo insieme a Mattina Amica. Sara sa che io non ho nessun problema a dire ciò che penso, indipendentemente dalla grif. Voglio dire, non bisogna mai dimenticare, così come per gli abiti, non bisogna mai dimenticare quel che si è, e che la moda la creiamo fondamentalmente, certamente, la creiamo noi. Certamente. Quindi il fatto che tu inviti comunque alla responsabilità di chi vende, perché credo che è questo che faccia poi la differenza tra un buon negozio e un negozio. Non è soltanto avere la grif in vetrina, ma no. È la capacità di saper consigliare alla cliente. Esatto. Poi vabbè, la trovi, quella che ha 60 anni, condivido. Si vuole mettere quel tipo di scarpa, eccetera, ci mancherebbe. Condivido con te, proprio c'è una responsabilità sociale, ma veramente potremmo stare qui ore, anzi giorni, diciamo, a parlare proprio dell'accessorio calzatura. Perché come dicevi tu, c'è proprio una responsabilità sociale nel poter vendere e nell'indossare un accessorio che sia veramente adeguato alla persona che l'indossa. Al di là di quella che è la proposta moda, che in effetti la moda non ha mai, almeno per certi versi, obbligato il consumatore finale ad utilizzare quel prodotto piuttosto che altro. E poi in questo momento chiaramente la cliente deve indossare quello che sente di portare, proprio per il piacere di indossare quell'accessorio. Allora, andiamo avanti. Franco ha fatto già vedere qualcosa. Sì, ecco, qui ecco, rimaniamo. Torna un attimo indietro, grazie. Ecco, qui sempre ritorniamo. Campo sportivo, no? Esatto. Questo sempre, diciamo, è una sneaker di nuova sneaker. Proposta. Mm-hmm. E quindi questa può sembrare una scarpa bassissima per in quelle magari. In realtà non lo è, perché in verità, nella parte sì, interna. Nella parte interna, brava, c'è un tacco altissimo. Altissimo. Ovviamente può sembrare una scarpa difficile, però non ti nascondo che c'è un'utenza che vorrebbe indossare la scarpa sportiva, però è comunque abituata a sentirsi un attimino il tallone sollevato rispetto alla pianta. Quindi le aziende, anche in questo caso, sono venute incontro a un'esigenza oggettiva. Uh-huh. Quindi hanno proposto una sneaker col tacco, che anche questa, per dirti Mary, non è adeguata assolutamente a una tredicenne o una quattordicenne. Qui c'è un'utenza che va oltre i 40 anni, perché giustamente riuscire a portare una sneaker con una zeppa o un tacco 70, perché non è una zeppa, è importante. Questa, per dirti, è tra quelle proposte nuove che la moda in questo momento si fregia di aver proposto come novità, chiaramente. Vai avanti, Franco, perché mi sa che noi Francesco lo troveremo ancora in altre puntate. No, torna indietro, c'è uno stivale molto carino, devo dire questo, molto, ecco, molto sì, carino. Quest'anno c'è lo stivale. Onestamente lo stivale c'è una proposta in base al posizionamento geografico. Anche qui la moda propone lo stivale. Però per dirti, da Roma in giù, tu lo sai, siamo posizionati in una posizione geografica dove non abbiamo temperature particolarmente gelide, tanto da dover indossare, diciamo, lo stivale. Però anche qui lo stivale c'è, ma uno stivale che sia già destrutturato, quindi consentendo alla gamba o alla cliente di portarlo con una certa disinvoltura. Certo. Come tu puoi notare, vedi, i materiali sono un po', quest'anno, ecco, non un termine coniato da me, ma ti estendo un termine, permettimelo, è il termine used, questa idea dello stivale usato, dello stivale riciclato. Ma non perché è stato utilizzato, ma perché c'è veramente tutto un lavoro di acidi, di trattamenti particolari sul materiale e sulle suole,
proprio per permettere all'utenza di utilizzare uno stivale bello già usurato, già ecco, utilizzato. Per quanto costa una cosa così? Qui siamo un po' su come costi, perché guarda, parliamo ma di... Ma com'è che io, non... eppure becco sempre quelli più... Probabilmente più ecco il tuo occhio... Sì. Senti, ne ho visto un altro dopo, molto carino, nero, mi sembrava tutto quanto intero, ecco, ecco intero, questo è lungo. Ovviamente il classico stivale a coscia, è chiaro che lo stivale a coscia è sempre stato considerato, diciamo, un accessorio particolare, quindi con il tacco, solo da sera o per la ragazza che frequenta, diciamo, discoteche o eccetera. Quant'altro. Invece anche in questo caso lo stivale a coscia, come carino, puoi notare, è stato montato sul tacco basso. Molto quindi carino. Uno stivale che può avere l'idea di una cosa, un accessorio molto ma molto sera, montato sul tacco basso può diventare anche giorno. È chiaro che qui siamo ad un'utenza che non è sicuramente più la signora, perché certo, la signora non utilizza lo short o la mini, esatto. Questa va utilizzata, chiaro. Ecco, e qui chiedo conforto di Sara, diciamo, va utilizzato sì, chiaramente con una biglietta. La teenager, la ragazzina. Esatto, esatto. Mm. Franco, vai avanti, perché sono curiosa di vedere se arrivano le scarpe che piacciono a me. Andiamo avanti. Individuate le scarpe. Queste sono, vabbè, questo ecco, è più o meno quello a che coscia, abbiamo visto però prima, con esatto, il tacco stiletto, alto, forma sfilata. Molto carino, molto carino. Continuiamo ancora con gli stivali, diciamo. Ecco, anche lo stivale, quindi c'è il cavallerizzo Mary, tu lo ricordi, non è mai stato dismesso nel guardaroba femminile. Come vedi, la moda rispolvera tutto ciò che si è già utilizzato, quindi come vedi c'è un ciclo e riciclo di questi accessori. Ecco, con Sara intanto belline anche queste, però io queste le vedo per esempio su mia figlia che ha 23 anni, vabbè, lei è anche molto alta, quindi si può permettere di portare tacchi così bassi. Ecco, da qui ho cominciato ovviamente a proporre e quindi a portarti questo materiale di scarpe rigorosamente ominili. Questa ovviamente è un modello, diciamo, un tronchetto nell'ambito della moda, quindi per gli addetti ai lavori anche qui c'è un termine ben preciso, si chiama Beatles. Questa scarpa ha debuttato proprio con i Beatles e quindi prende il nome da loro. Esatto. Loro volevano dei tronchetti che non dovessero allacciarsi o slacciarsi mentre erano in concerto e c'era stata appunto un'azienda calzaturiera che aveva proposto questo accessorio. È curioso perché vedo la pelle trattata, non riesco a capire se la punta è vernice o è un riflesso di luce. No, rovinato, viene proprio usurata, quindi troverai calzature. Così come per lo stivale. Esatto, ma proprio dalla moda, perché noi come accessorio, siccome noi ci reputiamo accessorio povero inteso nell'ambito moda, quindi nel confronto dell'abbigliamento, si sa, l'abbigliamento, diciamo, ha già proposto giacche usurate, jeans strappati. Sì. La calzatura è arrivata con ritardo, diciamo, ma ci è arrivata. Quindi qui si utilizzano le stesse metodologie utilizzate nell'abbigliamento. Quindi stivali graffiati o rovinati e proprio dando l'idea della scarpa sporcata, rotta, sì, diciamo. Senti Sara, noi abbiamo detto la volta... Franco, puoi andare avanti, grazie, perché mi piace, è molto curiosa. Finalmente diamo la giusta importanza a un componente, io non lo chiamerei proprio accessorio, a un componente così importante di moda come quello della scarpa. E le scarpe italiane sicuramente sì, condivido in pieno come il resto, insomma, degli abiti di alcune marche veramente non hanno nulla da prendere, se non il contrario, da dare invece al mercato internazionale. Sara ci spiegava la settimana scorsa che anche la moda ha risentito un po' di quello che è uno standard che si sta un po' abbassando per quanto riguarda il consumo vero e proprio, per cui abbiamo visto delle sfilate di grandi case adottare materiali e linee soprattutto molto più sfruttabili, quindi un bellissimo abito che è da sera, però allo stesso tempo può essere utilizzato più volte, certo, quindi non rimanere limitatamente, eccetera. Quando succede questo nel campo dell'abbigliamento, il settore calzaturiero che fa? Si adegua oppure anche qui troviamo, diciamo, una via di mezzo che
la grande griff, grande sera, grande giorno, proprio le distinzioni, pomeriggio, eccetera, oppure una scarpa che può essere utilizzata nel corso della giornata per più momenti. Sì, in verità è proprio questo. Intanto, come dicevi tu, la calzatura italiana ha sempre, continua ancora ad avere nel mercato internazionale una grossa importanza. Anche noi che appunto siamo destinati a svolgere il lavoro di cui tu prima parlavi e di cui io me ne occupo, quindi il buyer, cerchiamo sempre dei prodotti che siano ovviamente di aziende e di produzione italiana, quindi tifiamo un po' per l'Italia. Certo. Nell'ambito calzatura è un po' differente, diciamo, rispetto all'abbigliamento, perché l'abbigliamento, come ti dicevo prima, si occupa di coprire la figura o la sagoma della cliente o della consumatrice. La calzatura, appunto, parlavamo di un accessorio importante. E non ti nascondo che in questi momenti, dove, come dicevi tu prima, la crisi, questo fattore, diciamo, che sta chiaramente riducendo come dire, il consumo e quindi gli acquisti, il consumatore finale cerca di trovare un prodotto di buona fattura piuttosto che un prodotto di scarsa fattura. Esatto. Mi spiego meglio. In questo momento stanno soffrendo e quindi sono in grosso calo le aziende che producono, ritornando alla produzione, producono, diciamo, in Cina o in Giappone, proprio perché si vede la scarsa qualità. Allora il consumatore finale riduce quello che può essere la quantità di calzature. Bravo, cioè ne cercando compra uno, due, ma di buona qualità. Esatto. E anche qui, ad esempio, a differenza dell'abbigliamento, e quindi ritorniamo all'importanza che negli ultimi periodi sta avendo proprio l'accessorio calzatura, piuttosto che essere tra le mani di poche griff, che tu Sara mi confermi, l'abbigliamento purtroppo, chi tira i fili o chi detta le regole dei giochi sono sempre gli stessi. Gli emergenti, ma veramente sono sempre molto pochi. Se ci sono, è più nello street, quindi quella moda molto strada, molto discoteca, e lì ci sono ragazzi o che producono, diciamo, queste cose particolari. Nella calzatura invece no, non è mai stata tra le mani di coloro, diciamo, che decidono qual è il concetto, proprio perché noi dipendiamo dall'abbigliamento e in questo momento il consumatore utilizza l'indumento dell'anno precedente, però vuole l'accessorio nuovo. Quindi in questo momento la calzatura è come se stesse privilegiando, diciamo, ecco, di una ricerca differente. Quindi ricerca che sicuramente è attenta ai materiali, quindi ecco, per esempio, lo stivaletto di prima. Non è un caso che magari si trovano scarpe in vernice. Sara, la vernice ovviamente è uno dei materiali poveri, si è utilizzata negli anni 70, chiaramente perché? Perché c'era povertà. E quindi si cerca l'assemblare più materiali ma che non abbiano grandi qualità. Ma veramente si vendono queste scarpe? Questa sì, e purtroppo Sara a volte ride. Sì, ecco, questa, diciamo, è una di quelle scarpe in questo momento di grande richiesta. Ovviamente metti con un leggings nero con la scarpa. Madonna. Ovviamente Madonna. Con un pubblico molto ma molto giovane, diciamo. Quindi il pubblico della notte, ecco, noi neri, lo chiamiamo leggings chiaramente. In pelle nera. Con un e poi ti dico dove genere. Vai, eh? Poi te lo dico dopo, però. Sai quante ce ne sono? Questa mi sembra un po' più. Scusa, torna un attimo indietro, no? Ecco, questa è bella. Questa già è bella. La forma sfilata. Classico, sì, raffinato. Bella, elegante. Questa è montabile. Guarda anche il ritorno della punta, però una punta molto questo più contenuta. Questo, ad esempio, per la cliente che non vuole rinunciare alla scarpa seducente. La moda questa sembrava che l'avesse dismessa per un certo periodo. Invece sta ritornando in maniera molto timida, classico, non ti nascondo, quindi una forma sfilata senza plateau, quindi quel rialzo bellissimo. Anteriore, il tacco a sfiletto, diciamo, quindi sottile e ovviamente dando, diciamo, molta femminilità e molta grazia a chi le indossa, chiaramente. Vai avanti, Franco, piano però, che adesso ho visto qualche scarpa che di quelle che mi piacciono di più. Ecco, anche qui. Gli abbinamenti pelle e camoscio. Ovviamente tanta pelle, tanto camoscio, sono i materiali che vengono proposti, diciamo, nell'ambito calzature, ma proprio per non dare scarpe piatte. Ovviamente scarpe anche accollate, per chi non vuole rinunciare, Mary, anche di mattina ad utilizzare il tacco, quel tacco che non sia solo sera o solo cerimonia, come dicevi tu prima, quindi una scarpa che diventi versatile. La donna può indossarlo da mattina,
e ovviamente tenerlo tutto. Guarda, il pomeriggio. Io penso che l'abilità di uno stilista o di una buona azienda delle scarpe sia anche nel sfruttare l'onda di quelle che possono essere delle tendenze, come dire, puntando però ad un pubblico più vasto. Per esempio, questa scarpa, correggimi se sbaglio, mi pare che abbia davanti un minimo, giusto, un minimo di questo ce l'ha interno, sì. No Mary, ce l'ha interno, il plato interno, ecco, ce l'ha, un rialzo, sì. Ma è molto elegante, certo. Comunque è una bella scarpa elegante, certo. E qui, ecco, a seconda di quello che ci vai a mettere, secondo me hai la scarpa elegante oppure anche da giorno, sempre secondo poi come ti vesti. Ma anche qui ritorno sempre, come dicevi tu prima, alla professionalità di chi lo vende. È perché chiaro, Mary, quello, esatto. Quando magari ti trovi una cliente che ha una gamba differente da quella che stiamo vedendo in foto e con l'onestà della vendita sei in grado di capire che non è adeguata alla cliente, bisogna avere appunto il coraggio di non consigliarla. Questo è normale. Vai avanti, Franco. Questo è scontato. Ecco, questo ad esempio è un elemento importante. Qui ho portato più cose, vorrei partire proprio da qui. Questa è l'idea di una scarpa stringata. Ovviamente la scarpa stringata ci ricorda la scarpa da uomo, la scarpa mascolina. Esatto. La cosa stupenda e quindi la genialità di chi propone, quindi dello stilista o del modellista, perché qui partiamo in natura dal modellista per poi allo stilista e colui che poi le produce. L'idea di una scarpa stringata con il tacco, quindi proprio una contrapposizione, femminilità assoluta, tacco sottile senza plateau, con una caviglia scarpa allacciata. Molto sottile, calze a rete, cioè già da qui si intuisce o si dovrebbe intuire, Sara, tutto quello che c'è sopra. Cioè, voglio contestare Francesco. Ah, attenta, perché? Perché? Perché lui ha detto che si parte dal modellista, poi dallo stilista, veramente si dovrebbe partire dal progetto. Ah, beh, sì, certo. E quindi in questo caso è lo stilista che ha progettato la scarpa stringata con il tacco. Il modellista ha eseguito correttamente, fedelmente il modello. È chiaro, il progetto. Seguendo sicuramente con la sua maestria, utilizzando il massimo della professionalità nella realizzazione. Bene, vedete, proprio questo momento, no? Questo vi fa capire quanto soltanto un esperto può comprendere determinate cose. Io non avevo neanche dato, avevo dato per scontato che la cosa potesse essere così, ma perché io non sono un'esperta, non conosco il campo, mentre a Sara invece no, è venuto all'occhio. Questo per dirvi che cosa, mie care amiche, che la professionalità non solo paga ma è molto importante, per cui quando voi decidete di fare un acquisto che è un acquisto importante, affidatevi effettivamente a dei professionisti che non hanno solo la voglia di vendervi il prodotto ma lo faranno nel modo migliore, in effetti, consigliandovi ovviamente nel modo migliore. In effetti è proprio quello che appunto noi cerchiamo di sollecitare, diciamo, proprio anche coloro che magari sono titolari di attività commerciali, certo, di alzare il livello delle dipendenti, delle collaboratrici, che secondo me proprio sono l'anima dell'azienda, quindi certo, non più reputate commesse o magari coloro che devono svolgere il lavoro di prendere l'accessorio, la scarpa, quindi accogliere il cliente, no. Proprio consulenti alle vendite, cioè addetti alle vendite. Devo che siano dirti in grado. Che, caro Francesco, come realtà noi qui nel sud siamo lontano mille anni luce ancora, perché tutto questo io l'ho visto a Londra nel 2000, l'ho visto su in Alta Italia già da un po' di tempo, da noi. È tutto lasciato al buon cuore della persona che hai di fronte, come Mary, però, discorso. Ecco, di, adesso non perché voglio contestare. Almeno che non ci siano delle scelte, no. Almeno che non ci siano delle scelte gestionali per cui il titolare comprende che deve investire in un certo senso e quindi pretende che la persona che sia all'interno del locale abbia una determinata preparazione, sia qualificata, sia, mi spiego? Certo, certamente. Ecco, perché io ne ho incontrate, ma veramente sono perle rare, qui da noi. Condivido. Mentre, voglio dire, nella mia esperienza passata, questo è già
era già una linea di comportamento applicata evidentemente in altri posti. Quindi per quello bisogna lavorare culturalmente sul territorio, quindi anche d'accordo. La tua trasmissione, il lavoro che tu svolgi, reputo una missione sociale, diciamo, che possa smuovere un pochino anche le coscienze e degli imprenditori. Però a differenza del nord, ma non per una questione di campanilismo, nel sud c'è un po' più di buon gusto. Ecco, la cliente, quindi il consumatore finale, a differenza del nord, vuoi per la vita che si svolge, per... Ecco, c'è ancora il buon gusto, c'è il piacere ancora di vedere delle donne ben vestite per strada, degli uomini ben vestiti. E ti invito, come tu hai detto prima, girando un po' al nord, in questi centri commerciali, hanno impoverito e hanno imbruttito il consumatore. E tu vedi gente proprio abbigliata in una maniera uguale, in maniera, diciamo, proprio dozzinale, mentre da noi c'è ancora il piacere, ecco, le cerimonie, appunto i matrimoni, o anche il fatto di potersi ritrovare in questi bar, in questi luoghi di ritrovo culturali, proprio dà il piacere di vedere gente ben vestita, e questo comunque ci permette, come dire, di portare avanti, diciamo, in una maniera forte il nostro lavoro, chiaramente. Senti Francesco, è stato un piacere conoscerti, sicuramente noi ci ritroveremo ancora perché mi piace molto parlare con te, e, ecco, dove si saggia poi la qualità e la professionalità di un ospite, no? La padronanza dell'argomento è talmente tanto assoluta che si va avanti senza domande, ma discutendo così, come io amo sostenere amabilmente. Ringrazio Sara per averci fatto conoscere questo signore. Per me è stato grazie, un piacere. Lo ritroveremo sicuramente, quindi ringrazio anche Sara. E con voi l'appuntamento, per quanto mi riguarda, Mattina Amica, Mary vi saluta qui, l'appuntamento con me a domani, ma non vi dimenticate che subito dopo c'è la nostra rubrica dedicata alla cucina. Ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate. Ciao.